Allora, mister, oggi tanta confusione in campo e poco gioco. Ma che cosa... Ma questo è un parere tuo, tanta confusione. Io tanta confusione non l'ho vista. Ho visto una squadra che voleva fino all'ultimo cercare di vincere questa gara. È chiaro che poi morale, dopo che passi in svantaggio 1-0, tutti i sogni vengono a svanire. Un po' di confusione, è chiaro, era anche logica. Dico un po' di confusione soltanto negli ultimi 7-8 minuti, 10 minuti. Ma se mi dici che è confusione dal primo minuto, non sono d'accordo. Mister, questa Fornato ha preso il secondo gol consecutivo di testa su un calcio piazzato, un calcio piazzato, con deficit di concentrazione, qualcosa che non sta funzionando, o non bravi i nostri avversari? Beh, noi sapevamo che il Manfredonia sulle palle attive a favore portava avanti i tre centrali e con Bozzi era il quarto che era bravo a saltare di testa, quindi insomma sapevamo che potevamo andare in difficoltà. Avevamo di contro avevamo messo tutti i grossi colpi di testa. Bozzi è stato bravo nel primo tempo, ci ha messo in difficoltà in un'altra occasione. Nel secondo tempo ho ribadito di stare più attenti. L'esperienza l'ha fatta prevalso sulla inesperienza di Cassano, però insomma alla fine questo errore in questo momento ci è costato la partita. È più arrabbiato per la battibilità casalinga persa, per il secondo posto perso o per la prestazione della squadra? Per tutto. Per tutto, ma non per la prestazione, perché l'ho sempre detto, in questo momento avevamo bisogno soprattutto di punti, poi la prestazione si arriva a tante qualità. Noi andiamo sulla prestazione, perché insomma oggi ho messo una squadra molto, con molta qualità, però le occasioni che le squadre ti concedono non sono tantissime. Siamo stati un attimino un po' sfortunati su alcune occasioni e non siamo riusciti a passare in vantaggio, ma è la tipica partita che si sa, così doveva nascere. Sapevamo che loro, oltre alle palle attive, erano bravi nelle ripartenze, perché sono tutti brevini rapidi e veloci, e niente. Noi i playoff dobbiamo farli, quindi dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche, e dimenticare tutto quello che è successo oggi e cercare di ottenere, adesso penso che il secondo posto sia molto difficile, e cercheremo di sfruttare. Più che altro c'è uno scontro diretto dove si scontrano le altre due, e dobbiamo cercare di vincere per poter aspirare quantomeno al terzo posto, giocarci almeno andata nei playoff in casa. Rimane questo l'obiettivo. Mister, rifarebbe i cambi che ha effettuato nella ripresa? Sì, perché ad un certo punto sia Oresti sia Rescio erano un po' in difficoltà fisicamente, e questo è un campo dove loro hanno sofferto nella seconda parte. Presic lo stesso, fino a quando il campo era in certe condizioni abbiamo scelto un po' la qualità davanti, quindi è molto facile poi dire rifarei tutto quello che si è fatto. Direi di stare un attimino ancora più, forse la cosa che potevo ribadire, di stare ancora più attenti sulle palle attive, però all'andata ci hanno messo in difficoltà, noi abbiamo preso gol su Colombaretti, oggi abbiamo preso gol sempre sul calcio d'angolo da parte di Bozzi. Allora, mister, l'aveva destinata così la gara? Sì, sapevamo che Nardò era quello della classifica, parla chiaro. L'abbiamo preparata bene, l'abbiamo affrontata bene. E penso alla fine, alla lunga, penso il risultato sia meritato. Manfredonia si è dimostrato, se analizziamo tutti i 90 minuti, alla fine ha costruito anche di più paradossalmente rispetto a Nardò, a cui servivano di più i tre punti. Secondo me abbiamo creato più occasioni noi di loro, sicuramente più limpide le nostre. Loro forse con qualche palla... Traversone laterale, ma di confusione, non si sono mai presentati per noi. Nel primo tempo abbiamo avuto 2-3 situazioni, nel secondo poi abbiamo fatto gol con Bozzi e abbiamo avuto 2-3 ripartenze dove potevamo fare ancora meglio, però tutto sommato l'importante per noi era fare il risultato e salvarci, perché sotto hanno vinto quasi tutte, neanche il pareggio ci bastava a questo punto.
Questa vittoria mister succede a un campionato sofferto per molto tempo, ma alla fine... Sì, sofferto a livello societario, a livello di organizzazione di tutti quanti, i giocatori, sofferenza mentale, diciamo, più che altro. Però penso che hanno ottenuto un risultato molto molto importante, perché non era facile giocare con un 99 su questo campo. Avevamo giocatori non strutturati, il Nardò era molto superiore a noi strutturalmente. Sono stati bravi, soprattutto i grandi, ad aiutare i piccoli, e questo è merito del gruppo. Mister, abbiamo visto una difesa abbastanza bene impostata, come mai tanti gol in tutto il campionato? E noi per un certo periodo di campionato abbiamo fatto giocare un ragazzo 99, perché noi teniamo molto la classifica di valore, infatti siamo arrivati prima. Per far giocare devi mettere in preventivo che il ragazzo può sbagliare, puoi rovinare delle situazioni. Col Picerno l'abbiamo fatto, abbiamo preso 4 gol, però quando abbiamo sempre giocato con i tre grandi dietro, penso che siano i più bravi del girone, a questo punto lo posso dire, i più bravi, che si sanno comportare abbastanza bene quando giocano tutti e tre insieme. Allora, oggi sicuramente tanto cuore ma poca sostanza? No, ci aspettavamo che era una partita difficile, abbiamo cercato in tutti i modi di sbloccarla, non ci siamo riusciti, e poi il calcio è fatto di episodi, loro hanno creato veramente poco, però sono riusciti a far gol, noi abbiamo creato un po' di più e non siamo riusciti a fare gol, però penso che l'atteggiamento oggi c'è stato. Abbiamo cercato di fare per 90 minuti la partita e poi, come ho già detto, il calcio è questo. Siamo stati puniti su quell'occasione e poi non siamo riusciti almeno a pareggiare i conti. Forse questa è stata una delle tue migliori partite a livello personale, è un peccato che sia coincisa poi con una colpa sconfitta. No, per quanto mi riguarda io cerco di mettere sempre più cuore possibile e lottare sempre su ogni palla, poi il gol non può capitare sempre, oggi ho avuto, diciamo, poche occasioni da gol, quelle che sono capitate non sono capitate nei miei piedi, però cerco di dare sempre il massimo e di lottare fino al 90esimo. Poi alla fine si vede il risultato e si vede. Oggi siamo stati sfortunati, in altre occasioni 9 volte su 10 l'avremmo vinta sta partita. Oggi è andata così. Domenica prossima andiamo con quale spirito? Mi ricaricano le batterie? Ma noi cerchiamo sempre di dare il massimo ogni partita, adesso è un periodo un po' particolare, però se l'atteggiamento è questo penso che andiamo a fondi e ce la giochiamo, perché comunque anche loro non stanno vivendo un bel periodo, però se l'atteggiamento è questo e non quello di Marcianise e altre partite fuori casa, penso che andiamo là e ci giochiamo la partita a testa alta. Oggi dietro il Nardò è sembrato, come al solito, abbastanza compatto, no? Però in quell'occasione del gol evidentemente c'è stata qualche marcatura persa in area, non si è capito bene. Sì, era... noi comunque studiamo gli avversari, ognuno ha la sua marcatura, ora non ricordo chi, però penso che qualcuno abbia perso l'uomo e quindi hanno fatto gol. Una disattenzione che comunque abbiamo pagato alla grande. C'era la sensazione dello spogliatoio a fine partita, che i tre punti di oggi sarebbero stati fondamentali, no? per lottare ancora per il primo posto fino alla fine? Certo, sì, c'era una gran amarezza, delusione, non so, anche io adesso tuttora sono distrutto a livello proprio mentale, perché volevo a tutti i costi vincere sta partita, penso anche tutta la squadra, però dobbiamo ripartire da martedì, perché comunque ci sono dei playoff da giocare e dobbiamo assolutamente cercare di vincere, anche se andremo fuori casa, in casa, non importa. Ovviamente ora però dobbiamo capire perché è successo questo oggi, perché non si tratta di una condizione fisica, non... abbiamo avuto 25 calci d'angolo forse, non sono stati sfruttati come si doveva, perché queste partite poi forse cioè soprattutto le ultime si risolvono su palle inattive, vedi loro come hanno fatto gol, è un po' perché le abbiamo battute male, un po' perché non ci abbiamo creduto, quindi io mi soffermerei più su quello. Sono triste perché in un momento così
devi uscire qualcosa in più proprio a livello mentale, a livello morale, devi dar tutto. Non che non l'abbiamo fatto, però forse ci è mancato un po' di lucidità, un po' di... Potevamo sicuramente fare meglio, potevamo essere più lucidi. Questa lucidità è mancata anche domenica scorsa a Francavilla. Non è che c'è un calo di concentrazione da parte di... Ed è questo quello che... La mia paura è questa, nel senso che anche domenica, no, abbiamo perso su episodi, su cose che noi studiamo durante la settimana in maniera maniacale, cioè ci studiamo gli avversari, studiamo tutto e di più. Domenica scorsa abbiamo perso gol su due palle inattive, oggi gol su palla inattiva. Fa male perché io veramente sono triste, cioè perché se ci penso, no, e dico lavoriamo tanto su questo e poi nelle partite così importanti facciamo errori che poi paghi e non va bene.